Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura siamo a Torre del Greco, siamo invasi dagli insetti e dobbiamo fare i conti con il cattivo odore delle sterpaglie bruciate durante l'estate. Sul piede di guerra i residenti di via Cupa Ospedale, via Cupa San Pietro. Al via i lavori di restyling dell'area mercatale di via Falanga. A Torre del Greco ci sarà anche panchine e un albero di ulivo. Ne abbiamo parlato con la consigliera comunale Yolanda Mennella. Lo sport come inclusione sociale, il senso del progetto Insieme a Vela senza barriere. In chiusura vi mostriamo le immagini dei festeggiamenti dei nostri concittadini per la nazionale italiana che ci arrivano dall'Australia. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Siamo prigionieri nelle nostre case, siamo invasi dagli insetti e con l'arrivo dell'estate costretti a fare i conti con il cattivo odore delle sterpaglie bruciate. E il grido d'allarme dei residenti di via Cupa Ospedale e via Cupa San Pietro a Torre del Greco. Tutto a causa dei terreni abbandonati alle spalle di Viale del Commercio. Una situazione che diventa ancora più critica durante la stagione estiva per il rischio degli incendi. L'ultimo episodio nel tardo pomeriggio di ieri, quando sono andate a fuoco alcune sterpaglie. Il fumo si è propagato a causa del vento, creando disagi anche all'oratorio della chiesa di Santa Maria del Popolo, che ha dovuto sospendere temporaneamente le attività. Abbiamo inviato numerosi esposti all'ASL e al comune, denunciano i residenti. Ma nessuno prende provvedimenti, a cominciare dai proprietari dei terreni che non provvedono alla pulizia. Disagi a via Cupa Ospedale anche per il passaggio dei mezzi di soccorso, che non riescono a transitare per via delle auto parcheggiate su entrambi i lati della strada. Consigliera Yolanda Mennella, siamo a via Falanga nel cuore dell'area mercatale di Torre del Greco, vediamo delle transenne alle nostre spalle, stanno per cominciare dei lavori di riqualificazione qui nell'area delle piazzette. Sì, fortunatamente dal momento in cui presentai insieme al consigliere Carmine Gentile l'ordine del giorno nella sala consiliare durante il Consiglio Comunale, ben voluto anche dal sindaco e dall'attuale assessore Felice Gaglione, ad oggi i tempi sono stati rapidi, veloci. Fortunatamente siamo partiti. Infatti è stato inserito nel lavoro questa riqualificazione della strada via Falanga, che è una delle arterie principali dell'area mercatale della città del Corallo, una delle arterie che comunque è ancora in uno stato d'abbandono e sono passati anni che i commercianti aprono le loro attività commerciali e dinanzi si presenta questa strada uno scempio, quasi in uno stato di fatiscenza. Fortunatamente questo sogno si sta realizzando e è diventato realtà. Cosa prevedono questi lavori? Che cosa verrà fatto? Allora, nel monoprogramma varato dall'assessore Felice Gaglione si prevede la riqualificazione del manto stradale e ovviamente i sottoservizi che riguardano gli allacci delle fognature. Poi qui proprio dove siamo posizionati verrà una piccola piazzetta, verranno posizionate delle panchine, ovviamente il manto stradale sarà in pietra levicata e ci sarà per queste panchine un po' come una sosta anche per gli anziani che, ecco, rispettando le regole del distanziamento della fila, potranno posizionarsi lì un attimino come momento di accoglienza e di ritrovo. Poi ci sarà, verrà piantato l'albero dell'ulivo, quasi a dimostrazione da parte di noi dell'amministrazione a voler dare ai commercianti il nuovo inizio, un futuro, anche perché loro sono stati in un periodo di restrizione e abbiamo vissuto periodo Covid, quei momenti dove era pieno di massai che si recavano qui quasi come una toccata e fuga di Bach, cioè venivano a prendere quello che dovevano e poi scappavano. Ed è non dico un premio, però è vedere al futuro, quindi vedere avanti, fortunatamente. Quindi sono previsti anche elementi di arredo urbano.
Sì, ci saranno anche dei dissuasori per evitare questo veicolare continuo di mezzi che non danno sicurezza, e quindi garantiamo la tranquillità e la sicurezza agli stessi commercianti e ai pedoni che si recano qua ogni mattina. E poi verranno installate 4 telecamere, ancor più per rafforzare quella che è la sicurezza. Quali sono i tempi previsti per questi interventi? Probabilmente fine settembre, così per settembre, ottobre. Noi abbiamo fatto anche un incontro con i commercianti, in sala consiliare li abbiamo invitati, c'era l'assessore Felice Gaglione, il consigliere Carmine Gentile, c'era anche il dirigente D'Angelo e quello che porta avanti i lavori tecnici al comune Antonio Pinto e il sindaco Giovanni Palomba, dove ci siamo messi un po' a disposizione, abbiamo spiegato che verranno effettuati i lavori in step proprio per evitare comunque che loro si trovino in uno stato di disagio. E poi verranno effettuati ovviamente in giusto accordo anche con la ditta che deve fare i lavori nel momento pomeridiano, così evitiamo problemi ai commercianti. Quindi si è trovata una soluzione per ridurre al minimo i disagi sia degli operatori commerciali ma anche degli abituali frequentatori della piazzetta. Sì, abbiamo cercato quanto possibile di poter ridurre quelli che potrebbero essere poi i rischi sia per chi viene qui a fare la spesa ma anche per i commercianti, così si trovano in un momento di tranquillità e serenità. Lei parlava di interventi a step, quindi il primo step cosa riguarderà? Il primo step verrà effettuato proprio qui nella piazzetta e poi piano piano cominceranno nell'artera che va verso giù e poi saliranno verso sopra. Insomma, cercheranno quanto meno possibile di creare danni e problemi ai commercianti. Francesco Lo Schiavo, presidente della Federazione Italiana Vela Quinta Zona, è partito qui a Torre del Greco un progetto insieme a Vela Senza Barriere. Di che cosa si tratta? Sì, è un progetto promosso dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Sport e Salute, a cui la FIV Campania ha partecipato ed è stato approvato. È un'iniziativa finalizzata a portare a mare dei ragazzi, dei giovani ragazzi tra 10 e 17 anni, senza barriere, anche senza barriere economiche. Noi stiamo offrendo ai ragazzi di Torre del Greco un vero e proprio corso di vela, un modo per avvicinare a questo sport i ragazzi di Torre del Greco, che da sempre è una capitale della nautica campana, un luogo in cui la cultura marinara va rafforzata, e con la federazione, con il patrocinio del comune e con le associazioni del territorio stiamo cercando proprio di muoverci in questa direzione. I partner di questo progetto sono i due circoli FIV della città, cioè il Circolo Nautico Torre del Greco che ci ospita e la Lega Navale di Torre del Greco. Con loro porteremo in acqua questi ragazzi che affronteranno un'esperienza avvincente che gli consentirà un domani di arricchire l'esperienza, di confrontarsi con altri ragazzi e speriamo di vederli regatare quanto prima nelle acque dei campi di regata campani. Quali sono le altre attività che la Federazione Italiana Vela in questo territorio porta avanti? In Campania la Federazione della Vela porta avanti il sistema velico campano, inteso come promozione, come organizzazione sportiva, come formazione. È uno sport che appassiona molto i giovani. Diciamo che in Campania abbiamo una vela agonistica giovanile che coinvolge circa 300 ragazzi nelle varie classi veliche e molti di questi ragazzi sono protagonisti in Italia nei campioni italiani. Non potevamo che sposare da subito questo progetto che include, sento il piacere e il dovere di ringraziare il presidente della Federazione Vela, il dottor Lo Schiavo, e la coordinatrice dell'associazione Alibellula che sta portando avanti questo progetto. Quindi, cosa fa l'amministrazione comunale per avvicinare i giovani allo sport a 360 gradi? Qualche settimana fa l'amministrazione ha dato già un forte segnale per la disponibilità allo sport, mi riferisco specificamente al calcio, con la convenzione e l'affidamento dello stadio Liguori alla Turris. Finalmente possiamo dire di poter fare un buon calcio, sempre Covid permettendo. Noi ci auguriamo che a settembre possiamo ritornare tutti allo stadio per poter esultare con la nostra squadra del cuore, che è la Turris. Riguardo la vela, una città di mare come la nostra non può che avere un'attività del genere e ospitare una federazione così importante. È un progetto importantissimo
perché coinvolge il circolo nautico in, come struttura sportiva che da anni, ormai sono più di 60 anni che portiamo avanti lo sport a Torre del Greco, e ma non solo lo sport ma anche e soprattutto le attività nel sociale. È fondamentale perché si dà la possibilità a tanti bambini o ragazzi, perché l'età è varia, si parte dai 7 anni per arrivare a 14-15 anni, in pratica anche chi non ha disponibilità può affrontare e avvicinarsi a questo sport. A proposito di impegno per il sociale, c'è una novità proprio di questi giorni che riguarda questo circolo nautico. Abbiamo realizzato insieme ad altri 13 club della Campania molto importanti, partendo da dalla lontana Sapri fino ad arrivare a Monte di Procida, Acciaroli, Salerno, insomma, e anche i club più importanti centenari tipo il Posillipo piuttosto che l'Irno di Salerno sono coinvolti in questa associazione che si chiama denominata Associazione Circoli Nautici della Campania. E con questo progetto di proposta, noi è partita come proposta di legge, quindi la legge che riconosce finalmente i circoli nautici della Campania. Speriamo di riuscire a far rete e poi fondamentalmente questa rete riconosciuta dalla Regione Campania ci potrà dare una maggiore spinta per spingere ancora di più nello sport, che lo sport è una cosa fondamentale che si ha per i giovani, no? Per portarli via da altre problematiche. Lo sport è in pratica è il collante per una buona vita, per una sana vita. Sport e inclusione, inclusioni perché no, anche vela deve essere necessariamente inclusione. Si è cercato appunto di dare un'impronta di integrazione sociale, magari a quelle famiglie disagiate che vedono nella vela uno sport quasi irraggiungibile e bisogna sfatare questo mito. Invece no, ci sono dei ragazzi che ovviamente hanno aderito a questo progetto mediante la mia associazione. E abbiamo deciso anche di includere magari anche la fascia disabili, almeno compatibilmente con quella che è la disciplina, e per cercare proprio di far sì di donare un sorriso a tutti, indistintamente, senza alcuna discriminazione o pregiudizio. Quanti ragazzi parteciperanno? Ci sono 27 allievi che sono stati appunto reclutati sia confrontandomi con delle associazioni sul territorio che in effetti trattavano anche la tematica dei minori a rischio. Mi sono interfacciata con dei centri terapeutici che mi hanno appunto menzionato quali fossero i ragazzi con determinate disabilità accessibili a questo tipo di sport. E alla fine abbiamo reclutato 27 allievi che hanno preso parte a questo progetto e perché no, magari vorranno proseguire, e questo era lo scopo primario. I festeggiamenti per la vittoria della nazionale italiana di calcio al campionato europeo non si sono limitati esclusivamente al nostro paese. Alcuni nostri concittadini torresi hanno voluto condividere il loro entusiasmo con questi filmati che sono giunti dall'Australia alla nostra redazione.
Anche dall'altro capo del mondo, Torre del Greco esprime tutta la sua gioia per questo grande risultato e il loro orgoglio nel mostrare la nostra bandiera. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazione potete inviare una mail all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani.